Forse era più giusto un pareggio, c'è il rammarico perché nel primo tempo avete giocato davvero bene. Per come si era messa forse no, forse portare a casa anche un punto sarebbe stato veramente poco. E poi è chiaro che bisogna dare i meriti all'Ascoli che nei primi 15 minuti del secondo tempo, con giocate diciamo forzate, ci hanno messo in difficoltà, però la difficoltà ce la siamo creata da soli. Parlo del secondo e il terzo gol, anche se poi il terzo gol è molto, molto dubbio, viziato da un fallo plateale di Beretta su Vaisanen. Però al di là di questo sono molto soddisfatto per la prestazione, una squadra che ha dimostrato di essere viva nonostante una formazione forzata soprattutto nel reparto difensivo, e quindi bisogna fare anche, al di là degli errori individuali che chiaramente servono anche per crescere, parlo dei ragazzi che erano in campo, serve per crescere, quindi in un certo senso mi è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio alla fine. Peccato che nel primo tempo ci sono state due o tre situazioni dove potevamo andare veramente sul 3-4-0 e chiudere veramente la partita. Come mai Kordaz e Stojan fuori lista? Una scelta tecnica. Non se lo credeva neanche lei così bello il Crotone nel primo tempo. No, l'abbiamo preparata in questa maniera qua, siamo stati molto bravi, sono stati bravi i ragazzi a interpretarla nel modo giusto, ma al di là dell'aspetto tecnico a me piace. Cioè, volevo che questa squadra ritornasse in campo a esprimere le proprie qualità. Sul gol del 2-1 grossa incertezza tra Cuomo e il portiere. Sul gol del 2-2, perché c'è stata la punizione, c'è stato un blocco, adesso non so, qualcuno si lamentava negli spogliatoi di un fallo, ma quello non l'ho visto. Sul 2-2 ce lo siamo fatti da soli, sul 3-2 è una palla buttata alle spalle, c'è questo fallo. Che posso aggiungere, nient'altro. È stata una punizione di Ninkovic dove la sua barriera sembrava dare consigli al portiere, all'estremo difensore. Cosa è successo? Si stava lamentando Festa perché aveva ricevuto un oggetto in campo dai tifosi e si stava distraendo su quello che poteva essere un calcio dopo un fischio e essere fuori posizione. Come riparte comunque questo Crotone? Un girone di ritorno che comunque vi dovrà vedere forzatamente protagonisti, perché altrimenti la classifica rimane brutta. Al di là di essere protagonisti, la classifica dice che siamo retrocessi, quindi è sicuramente un momento critico. Io sono arrivato ieri, devo dire che in poco tempo ho ricevuto tantissimo dalla squadra, quindi se le prestazioni sono queste, se l'atteggiamento è questo, problemi non ce ne saranno, però l'obiettivo cambia totalmente perché noi oggi siamo retrocessi.